nell'atrio del mercato disponibili per celebrare il sacramento della riconciliazione. Chi desidera farlo si può avvicinare man mano anche durante la celebrazione. In piedi per il canto d'ingresso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempervergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
Dio, che hai plasmato con il tuo spirito di verità e di amore il Santo Vescovo Basso e lo hai posto nella tua Chiesa per illuminare la comunità di cristiani con la parola e con la testimonianza della vita, concedi a noi, che lo veneriamo come patrono, di servire con carità i fratelli e di custodire la fede che egli ci ha trasmesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, nel deserto, tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io la metto alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così:
Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta, come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo». Parola di Dio. Che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Donaci, Signore, il pane. Diede ordine alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo. Fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane dal cielo. Donaci, Signore, il pane del cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, diede loro cibo in abbondanza. Li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. Donaci, Signore, il pane del cielo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella verità. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qui?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Il tema anche del pane che viene dal cielo attraversa la liturgia della parola che oggi abbiamo ascoltato. Nella prima lettura c'è il racconto della manna, pane che il Signore gli ha dato per cibo, specifica Mosè. Nel Salmo responsoriale, l'esperienza vissuta in quella circostanza viene narrata come parte integrante dell'esperienza di Dio e della sua presenza fatta dal popolo ebreo. Diede ordine alle nubi e aprì le porte del cielo, fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro il pane del cielo. Noi, facendo risonanza a quanto la parola ci ha narrato, abbiamo invocato: donaci, Signore, il pane del cielo. Ma quale pane invochiamo? Quale pane cerchiamo? Il Vangelo ci aiuta a centrare la nostra richiesta, ci svela il vero senso di quel pane che il Signore vuole donarci e che realmente può darci la vita e compiere la nostra esistenza. Perché c'è un possibile equivoco che indirizza la nostra richiesta e la nostra ricerca in modo sbagliato, quello di confondere la cosa con il donatore della stessa. Dal dono da accogliere e vivere si passa al possesso da rivendicare, proteggere e ampliare. Da Dio alle cose di Dio. È la denuncia che San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila spesso fanno. Nessuno cerca Dio per Dio.
Il pane che noi cerchiamo è quello di vivere il meglio possibile, magari di vincere la malattia, la morte, avere la pienezza della felicità, il paradiso in terra. Questo è il nostro pane. E allora domandiamoci, cerco il Signore per il Signore o per qualcosa? Forse il mio rivolgermi a Lui è per chiedere che mi garantisca la vita, la salute, i soldi. Magari mi faccia provare consolazione e mi emozioni interiormente. In questo modo, diciamocelo con molta semplicità, risultiamo essere un figlio che cerca i genitori solo per avere i soldi e per interesse. Questo è egoismo, non è relazione. Si verificò anche nella relazione tra il popolo ebreo con il Signore. La manna era il segno di una presenza, di una compagnia, quella del Signore, che li voleva introdurre nella comunione con Lui. E come segno fu temporaneo, infatti cessò con l'ingresso nella terra promessa. A quella terra è proprio il luogo della comunione con Dio, della realizzazione dell'alleanza. Ma che accadde? Lo dico attraverso un racconto che, oltre a essere sintesi della storia del popolo di Israele, ci aiuta a cogliere il senso di quanto Gesù fa e dice nel Vangelo che abbiamo ascoltato, perché è anche la sintesi della nostra vita. Questo racconto dice così: Israele, il primo giorno che entrò nella terra promessa, disse: che buono Dio! E danzò e tacque di stupore. Il secondo giorno disse: che buono Dio che ci ha dato la terra! E cantò e guardò con gioia il cielo e la terra. Il terzo giorno disse: che buona la terra che Dio ci ha dato! E guardò con piacere la terra e il cielo. Il quarto giorno disse: che buona la terra! E guardò con avidità la terra. Il quinto giorno tacque, dimenticò il padre e guardò con invidia il vicino. Nel sesto giorno ognuno cominciò a litigare col fratello per ampliare i propri confini. Così ebbe inizio e continuò tutto ciò che leggiamo nei libri di storia e sui giornali oggi, potremmo dire. Furti, omicidi, imbrogli, menzogne, violenze, ingiustizie, oppressioni e mali di ogni tipo. Il giardino divenne deserto e tutti finirono in esilio, senza terra, senza padre, senza fratelli. È proprio qui l'equivoco, fratelli e sorelle, a far sì che Gesù si sottrasse alla folla che dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci voleva farlo re. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa. Infatti quando lo ritrovano egli dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani, vi siete saziati. Il pane che Gesù vuole darci è quello del settimo giorno, per ritornare al racconto, che ci porta dal deserto al giardino, dall'esilio alla patria. Questo pane è la sua stessa vita, il suo amore di figlio per il padre e per i fratelli. Dio ha dato a ciascuno di noi tre doni. Il primo è l'universo intero. Il secondo è il nostro proprio io, il terzo è Dio stesso. Tutto ciò ci è dato gratuitamente, senza che facciamo nulla. Sta a noi riceverlo con gratitudine dalle mani di colui che ce ne fa dono, senza fermarci al dono, ma entrando in relazione col donatore. Infatti il pane alimenta la vita, non è la vita. La vita è accogliere il mondo e il proprio io come dono d'amore di Dio. La relazione con Lui è la felicità che ognuno di noi desidera. La vita eterna è accogliere e rimanere colui che da sempre
e riamare colui che da sempre ci ama e si dona a noi. Chi fa del dono ricevuto un feticcio è come chi si innamora dell'anello di fidanzamento e non di chi glielo ha dato. Il pane che Gesù ha preso rendendo grazie e distribuendo allora come oggi è lui stesso, il suo corpo dato per noi. In quanto pane egli ci conferisce la vita di figlio. Mangiarlo significa assimilarlo meglio, essere assimilati per vivere di lui e come lui. L'ascoltare la sua parola e viverla, il celebrare l'Eucaristia e ricevere la comunione non sono atti devozionali, ma significa accogliere Gesù come misura della nostra esistenza e il suo stile come stile della nostra vita. Gesù dice di sé: io sono il pane della vita. È infatti il figlio che comunica ai fratelli la vita del Padre, il suo amore. Questo non è qualcosa di evanescente, ma il modo concreto di mangiare il pane, ogni pane. Invece di consumarlo in solitudine, lo si condivide con tutti i fratelli attorno alla mensa del Padre, rendendo grazie, distribuendo. Quante applicazioni, se fosse vissuto, no? Avrebbe questo stile di vita cristiana, sia a livello personale, a livello di famiglia, a livello di chiesa, a livello di società, a livello della gestione dei beni del mondo, a livello ecologico e così via. È proprio qui il nuovo del Vangelo, è proprio questo l'uomo nuovo che Paolo ci invita ad indossare, pena l'insignificanza del nostro essere cristiani. Siamo invitati a fare un esame di coscienza, fratelli e sorelle, e chiederci perché la nostra vita di cristiani non sembra interessare alle nuove generazioni. Esse per lo più la considerano cosa del passato e non significativa per la loro vita. Sono loro che sono cambiati o siamo noi ad essere sale insipido? Luce nascosta dall'involucro dell'individualismo e del devozionismo, irrigidita in formule pratiche. Chiediamo a San Basso che ci renda sempre più consapevoli della nostra vocazione di cristiani e ci faccia crescere nell'essere discepoli di Gesù, personalmente e tutti insieme. La società, le nuove generazioni, hanno bisogno di vedere uomini e donne significative che nel loro quotidiano, nella loro professione, nel loro intraprendere testimoniano la bellezza del condividere, del servizio e nelle prove della vita testimoniano la forza che nasce da sapersi amati e sostenuto dal Figlio che continuamente dà la sua vita per noi. E così sia.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, per celebrare la festa di San Basso, rivolgiamoci umilmente al Padre perché accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, l'Eucaristia celebrata e adorata sia il cuore pulsante di ogni comunità. La fede ardente in Gesù Eucaristico sia fonte di luce spirituale e forza per gesti di autentica carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra Chiesa diocesana, il Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e tutti i fedeli, nell'unità e nella partecipazione condivisa, sappia ritrovarsi insieme a festeggiare San Basso, suo patrono, la cui protezione ci è stata tramandata con amore e devozione dai nostri padri. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i popoli che sono stremati dalla fame, dall'angoscia dell'esilio e dagli orrori della guerra, in Ucraina come in Palestina, nel Libano, in Nigeria come in Sudan. Il Signore ascolti le nostre suppliche e preghiere che incessantemente invocano la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le autorità civili, non spingano la società solo al benessere materiale, ma sappiano regolare il loro impegno sulle esigenze profonde della persona. La sicurezza sociale, l'educazione, la solidarietà, l'impegno per i più deboli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i pescatori e tutti i lavoratori del mare, la protezione di San Basso renda più sicuro e fecondo il loro lavoro e nelle difficoltà della vita, come nel mare in tempesta, sappiano rivolgersi a Lui con fiducia e speranza, certi della Sua intercessione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucaristia e a glorificare Dio che nella Sua Chiesa suscita santi come il nostro patrono San Basso. Perché il Signore ci rinnovi e santifichi per la Sua gloria e per il maggior bene dell'umanità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, Signore, le suppliche della Tua Chiesa che a Te si rivolge con fede e ricolmala di ogni benedizione.
per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni che ti presentiamo nella solennità del Santo Vescovo Basso. Scenda su di loro la rugiada della tua benedizione, diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per un misterioso disegno del tuo amore hai permesso che il tuo unico Figlio, il Signore Gesù Cristo, entrasse nella nostra vita e per far entrare noi nella tua. Egli, come servo fedele e giusto, stese le braccia in segno di riconciliazione e ci lasciò un esempio. Condividendone le sorti, il Santo Vescovo Basso non temé la morte per amore della vita e come pastore saggio e devoto si consegnò ad essa edificando il gregge da te affidatogli. Noi con tutti gli angeli del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offrì al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci, nell'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Basso e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua messa, ma ti soltanto una parola e Dio mi sarà salvata. Per la comunione il vescovo la distribuirà qui dinanzi al palco e altri ministri stiamo agli angoli della piazza. Raggiungete la postazione più vicina. Il sangue di Cristo. Yeah.
Gloria, che riscalda il nostro cuore.
Preghiamo. Il pane eucaristico che abbiamo ricevuto fortifichi e rinnovi la tua famiglia, Signore, perché custodisca sempre il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dai suoi pastori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima di invocare su tutti noi la benedizione del Signore, permettetemi un ricordo. Nel 5 dicembre del 2020, nella festa di San Basso d'inverno, io ho consegnato lì alle reliquie di San Basso un progetto, un sogno, che era il villaggio Laudato Si, che mette al centro dell'attenzione della nostra comunità, di tutti noi, chi è più fragile e soprattutto le famiglie segnate, visitate da fragilità, con le diverse disabilità. Ecco, il progetto è andato avanti. Quel terreno è diventato edificabile grazie al progetto Laudato Si, non per fare i palazzi, ma per fare un'opera sociale. Ecco, adesso il progetto è approvato e deve partire. Ma questo è un gesto non di qualcuno. È stato originato dalla generosità di una persona anziana che ha voluto avviare con una congrua libera offerta questo progetto, ma è di tutti noi. Ecco, San Basso ce l'ha consegnato e adesso ce lo riconsegna. Io l'ho consegnato a lui e lui adesso lo riconsegna a voi, a tutti noi, istituzioni, ma anche ai singoli, perché quella è un'opera di tutti e per tutti, dove vogliamo realizzare quello che Papa Francesco ci augura per una società a misura d'uomo, perciò cristiana, che non ci siano più gli altri, ma solo noi, un noi. Ecco. E allora è questo che affido ancora alla preghiera di tutti, alla generosità anche di tutti, e San Basso che ci ha accompagnato in questi 4 anni che non sono stati facili, perché capite che la burocrazia c'è sempre, no? Ed è giusto che sia pure così per fare le cose bene. Però adesso siamo addirittura d'inizio, non d'arrivo, d'inizio, ma di un inizio concreto. Perciò l'ho voluto dire, ecco, perché è una realtà non di qualcuno, ma di Termoli, altrimenti ci rinunciamo. Non vogliamo monumenti, vogliamo segni che dicono il desiderio di una società dove il piccolo è al centro, il debole è al centro, non scartato. Una società senza scarti, perciò. A tutti valorizzati per quello che sono e per come sono. Non assistiti, valorizzati, che è una cosa diversa. Allora invochiamo il Signore, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Benediamo, grazie a Dio.